The lidded chest, la cesta piombata, stora le Dal cose chimiche decadimento. radioattive e li previene dal decadimento. Quindi adesso, cazzo, l'abbiamo salvato a 49 minuti. Ok, allora, non ho tra l'altro neanche letto, semplicemente ho guardato qua dentro della cosa, ho visto la lidded chest, ho visto la ricetta che... no, aspetta, non questo. Ho visto la ricetta che si faceva col piombo, ho decomposto un lingotto di piombo, mi sono venute fuori. Mi sono venute fuori, mi sono venute fuori. Mi sono venute fuori 16 fialette di piombo e 8 le ho utilizzate per farmi una chest. Quindi adesso facciamo bene. Quindi adesso praticamente abbiamo un po' di tempo prima di vedere come cazzo fabbricare l'elio. Che qua qualcuno dice che lo si può fare mettendo insieme due di idrogeno, però ancora non lo so. Bello cazzo. E questo rimane a 49 minuti. Boh, sono contento, dai. Ossigeno, saccarosio. Qua mi state dando qualunque tipo di cosa possibile per poter. Idrogeno. No, no. Forse così. No. Forse così. No. Ma pe penso che serva una camera di reazione nucleare, non lo so. Ah, che merda la vita. Ok, hola hola hola, qui da Max del Berro Stronzo. Siamo andati avanti come dei cretini un po' di tempo dopo, praticamente, a vedere come funzionava questa cazzo di mod per vedere se effettivamente si riusciva a proseguire avanti. Ci siamo cacati in mano perché abbiamo visto che praticamente sì, serve il fottuto elio e sì, è possibile farlo come mi ricordavo io dall'idrogeno, però è una reazione di fusione nucleare. La reazione di fusione nucleare si fa con una camera di fusione nucleare che però in alcune versioni all'interno di questa cazzo di Minecam causava crash, bug, corruzione del mondo. Solo che ho telefonato a Jolly e Jolly ha detto non ti preoccupare, funziona tranquillamente, eccetera, quindi io declino ogni responsabilità. Se domani finisce la stagione è colpa di Jolly. Ah, no, comunque, chi se ne fotte. Oggi proveremo a vedere di fare questa cazzo di fusion reactor chamber. Io non ho la minima idea di che cazzo stiamo facendo. Il copernicio è ancora qua. E boh, allora adesso praticamente abbiamo bisogno di questo fusion chamber blueprint. Che esistono due modi per ottenerlo: o andiamo dal villager e lo pestiamo di botte, però è molto raro che lui ce l'abbia, oppure la si crafta con un blocco di diamante e della paper. Allora, i blocchi di diamante li abbiamo infiniti, perché tipo abbiamo detto che possiamo fare questa cosa qua. Quindi ci facciamo sta cazzo di fusion chamber blueprint. Però, come vedete, non la posso aprire, sto facendo destra, 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 non la posso aprire. Tra l'altro, magari salutiamo le persone che ci sono. Buongiorno, signor Okrama. Ciao ciao. Ciao, signor Sergei. E buongiorno anche al Vimborone. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto che abbiamo bisogno di un proiettore. Facciamo le projector lenses, due concave lens e un cazzo di lente di quell'altro tipo. Quindi adesso vediamo se abbiamo del vetro, 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 vetro. Ecco il vetro, visto come cosa serve essere ordinati. Un cazzo, tanto le cose si trovano lo stesso. Bambini. Allora, aspetta un attimino. Com'è che si fa il projector lens con due di queste qua? Quindi si fa così. E via, e si fa una di quelle concave che è a croce, eccolo qua. E adesso si fa così, così e cos'ha? Ed è plonf. E abbiamo la lente da proiettore. Come si fa il proiettore? Proiettore, 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 pro. È una multiblocco il proiettore? Allora, blueprint proiettore. Ah, eccolo qua, blueprint projector. Allora, si fa con questo: si fa con il glass panel e una redstone lamp. Come cazzo si fa redstone lamp? Glowstone e redstone, bene. Allora, sì, non sapevo come si facesse questa merda di redstone lamp. Non rompete le palle. Cazzo. Allora, no, dov'è? Ecco la glowstone. 1, 2, 3, 4. E vediamo un po' di fare questa cosa qua. Allora, block così, abbiamo fatto questa. Block così, abbiamo fatto la lampada. Dopodiché abbiamo bisogno, abbiamo detto, di due di ferro che li mettiamo uno qua e uno qua. Abbiamo bisogno della glass panel che abbiamo messo qui dentro. E alla fine, come cazzo era? Blueprint project, blueprint pronto, eccolo qua. Ah, con questo qua che logicamente abbiamo fatto, perché altrimenti che cazzo servivano? Eccoci qua, abbiamo fatto il blueprint projector. Ora io non ho la minima idea di come cazzo si utilizzi. Quindi penso che lo metterò ad minchiam qua vicino. Boom! Qua vicino e metto qua dentro questo fusion chamber 181 fusion wall e 241 tungsten plating. What the flying fuck? Che cosa? Veramente tutta sta roba?
Let's farm 181 fusion wall. Come cazzo si fa il fusion wall? Fusion wall, fusion wall, fusion wall. Piombo, ferro e me ne dà 16. Non c'è nessun problema. E dobbiamo fare 181 fusion wall. Quanti cazzo sono? Puttana miseria. Io comincio a farmare piombo. Prum, prum, prum. Bene. Abbiamo il piombo, abbiamo il ferro, ne abbiamo poco cazzo per tutta quanta sta merda. Mamma mia ragazzi, allora vediamo un po' di farmare. Dunque abbiamo detto che il piombo lo mettiamo qui in 12 crafting in teoria. Bene, 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 vediamo se il signor Sergei ha ragione. Neanche troppo né da 16, allora quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e siamo a 64. E questi qua siamo a 64, quindi 128, dobbiamo farne quanti scusa? 181? E quindi abbiamo fatto ma scusate un attimo, 12 è un multiplo di 60, cioè 64 multiplo di 12, 12, 24, 30, dobbiamo fare, ma non mi ricordo quante ne ho fatte, allora, ah vabbè, eccole qua. Dunque partivo con quanto di piombo? 48 diviso 3 fa 18, ora ne ho 8, quindi ancora due volte veramente? Così? Quanto fa 64? 128, 160, perché 128 più 32 fa 160 e ho bisogno ancora di una volta, giusto? 181, quindi 160 ancora due volte. Mi serve ancora ferro, cazzo. Ho finito il ferro? Ferro! Grazie al Vimborone che mi consegna del ferro molto spontaneo. Mi hai chiamato già una volta Sergio, una volta Vimbor, adesso che mi chiami col nome mio. Ma porca puttana, veramente? Sì. Ho confuso la tua skin con quella di Vimbor, scusa, sono coglione. Allora, quindi 64, 64 più 48, quanto fa? 128 più 48, 168 più 8, 100... 80 qualcosa, quindi ancora una. Ok, sono sicuro che abbiamo abbastanza fusion wall. E adesso dobbiamo anche fare la tungsten plating, può essere? Col berillio! Yep. 241. E come cazzo si fa il tungsteno e il berillio? Madonna, perbacco. No! Si fa con l'ardite liquida il tungsteno. Ma veramente? Tungsten plating e il berillio, come, cioè è il, ok, la vado a farmare, ma cosa? E il berillium si fa dalla soul sand, ah, che a volte da instanio, a volte piombo, a volte ossigeno e a volte altra merda, oppure sì, dal berillio, che si fa col berillio, insomma. Minchia ragazzi, quindi bisogna fare soul sand e altra merda. Quindi dobbiamo andare nel Nether a far... o smeraldo. Aspetta, smeraldo c'era maniera per farli infiniti? Chissà. Sì, bisogna spaccare... E tu sai come si farma? Sì, il signor Okrama mi ha già spiegato come si farma. L'abbiamo fatto il video. Che cos'è sta roba qua, scusa? È l'ologramma, ma... Cioè, lo sta sparando in avanti, sul serio? Cioè, scusa, quella macchina funziona e quindi fa questo ologramma qua, davvero? E non la posso fare da un'altra parte, Cristo Santo. Sì. La macchina ha deciso così. Ma che cazzo, scusate un attimo, eh. Allora, voglio farla qui, sì, sposto il proiettore. Vediamo un po'. Cioè, mi sta facendo vedere il disegno il proiettore. È un vero peccato che adesso non funzioni. Ha bisogno di energia? Ah no, ha bisogno del blueprint. Bang. Ma Dio Cristo, guardi, ditemi un po' voi. Con la fusion wall, giusto? E la posso mettere già qua, così? Secondo voi funziona? Toh, cosa? Si avanti per layer una volta completato. Va bene? Ok. Ok, così, così e cos'ha? Che cazzo è successo? Cioè, stiamo costruendo un reattore nucleare dentro l'isola del Teschio. Dovremmo farlo bello grande, sto Teschio. Ma siete sicuri, ragazzi? Cioè, io vado così, No problem. Reattori fuori da te. Ma pensate voi che cazzo stiamo facendo, ragazzi? Impazziti. Ah, però questi qua sono già quegli altri, no? Quelli là che dobbiamo ancora farmare.
Credo. Sì, tungsten. Ok, allora. Block e block. Block e block. Ah, sì, tipo mettono da soli, non so come dire. Cioè, Cristo santo, tutto questo per fare una Nether Star, vi rendete conto, ragazzi? Wow. Io vedo solo l'ologramma. No, io adesso ho messo giù anche i fusion wall, che sono questi grossi. Sì, e ti serve una Nether Star. Sì, ma questa qua della Nether Star dopo. Aia, cazzo! Cosa? Da dove cazzo vengono questi qua delle ardite? Oh! Non mi dire che c'hai semini per l'ardite, Okrama. Non ancora. E queste da dove cazzo vengono, Okrama? Li hai farmati così? Lollo Fritz si è impossessato di me, ma cosa? Il famoso che mi diede consigli. No, li ho scavati. Vabbè, ma non li sprechiamo adesso subito, cazzo. Ancora non sappiamo neanche come si utilizza. Allora, questa cazzo di puntata io non so quando la metterò avanti, però adesso vedremo praticamente come mettere questi cazzo di cosi. E un giorno saremo vicino a voi nel momento della disgrazia, in maniera tale da dirvi com'è che si faceva questa fusion chamber. Quindi, ad un momento da definirsi, arrivederci. E non adios a todos perché dobbiamo ancora capire le cose, perché questo episodio è durato veramente poco. Però dovevo riprenderlo, no? Ecco. Ok, siamo ritornati all'interno del server. Qui il Vimbor sta continuando la sua opera di fileraggio. Mi ha triturato un cazzo di albero che a sua detta adesso è come nuovo. Grazie. Non me ne ricordo. Adesso è diventato un cazzo di albero fossile perché le foglie sono di. Tutto a posto. Si è ricominciato la registrazione perché il signor Okrama me l'ha chiesto. Signor Okrama, mi dica perché cazzo mi sta facendo sprecare il tempo prezioso. Dimmi, dimmi. Luke, dove cazzo sei tra l'altro? Scusa. Okrama, dove sei? Sei qua sopra? Non ti vedo all'interno del radar, maledizione. Ok. Kekusa Katz Planter. Plop, plip. Io non riesco a vedere una sega. Allora, il signor Okrama ha fatto un planter. Bene, siamo contenti che il signor Okrama abbia fatto un planter. Signor Okrama. Mi secco blop. Un item duct opaco. Lui va in giro con quel cazzo di coso e ha messo l'harvester. Quindi lui ha trovato un modo di fare una farmina di 9x9, cioè di 3x3. Che adesso noi guarderemo da vicino facendo così. Ma cosa cazzo? Vimbor, maledizione. Ma no, mi ha lanciato. Ma porca puttana. E questo cos'è? Automating Crafting Table. Guardate come la gente, tipo, non so, io sono là che mi scervello su come fare delle cose e loro praticamente mi costruiscono le cose da sotto i piedi. È molto bello tutto ciò. Sì, ma signor Okrama, due. Pneumatic servo. Quindi non serve neanche il segnale di redstone. Qui non si sa che cazzo ho combinato. Tubi, 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 tubi. Tubi, tubi. Orrudi. Oh. Ok. E ci mette una. Quindi bisogna andare a dormire. Perché se stai mettendo un cazzo di coso solare, vuol dire che devo andare a dormire. Andiamo a dormire, andiamo a dormire. Con un pezzo di fusion wall a mano. Vabbè, è entrato naturalmente nell'esatto momento in cui andavo a dormire. Quindi adesso ce ne servono 4. Cioè, nel senso, ce ne servono 2 per andare a dormire. Ah, bene. Ritorniamo al luogo che mi ha designato il signor Okrama. Splof. Improvvisamente vado a 1 FPS. Non è possibile, fai schifo. Nether Essence per fare che cosa, scusa? No! Avevo messo dentro il soul. No, cioè tu stai farmando sia la sabbia che l'ardite. Però sei brava, cazzo, sei proprio brava. Guarda il mabba come viene a curiosare tra le mie cose. Quindi praticamente adesso in sto cazzo di impianto che farma sia soul sand che ardite, io devo solamente sloggare qui sopra, andare al lavoro e quando torno trovo tutto quanto quello che mi serve, giusto? Perfetto.
Allora, io adesso tipo sborrami. Cosa? Ma adesso io mi metto qua sopra perché così non mi raggiungono i cazzo di cosi. Faccio così. Bene. Adesso io, signori, sloggo e torno dal lavoro che dovremmo aver avuto qualche tipo di risultato. Okrama disse: guarda, il barrel. Sì, ne ha già, cos'è? 4, 5, 6, 7, non lo vedo da qua. 8. Quindi di Soul Sand effettivamente ne sta mettendo. Adesso bisogna vedere, aspettare praticamente le ardite. Va bene. Signor Okrama, io la ringrazio per la sua indispensabile collaborazione. Mabba, vorresti mica un paio di iscritti? Mabba, 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 mabba. Mabba, saluta se vuoi un iscritto. Dai. Toin, 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 toin. Mabba, siete STS? No. Sì. Mabba, non è per te quello, sciò. Bene, quindi adesso praticamente stiamo effettivamente farmando i componenti fondamentali che ci servono per andare avanti con quel cazzo di mostro. Ditemi voi se devo avere un'isola, volevo farci un teschio, invece sono finito a farci una cazzo di camera di reazione nucleare. Grazie al signor Okrama, grazie al signor Vimbor e grazie al signor Sergei che si documenta. Va bene, Ciao. signori. Ciao, Mabone. Mabone, mi stai ben beccato che io devo andare a lavoro. Fai in tempo a salutare, però. Ciao, Ciao Tubo. Mabone. Ciao, Vimborone. E ciao Cramone. Sta facendo le ardite. Ah, quindi adesso. Sì, cazzo, quanti ne mette? Splat! Due di ardite ogni volta che fa sta ricetta. Minchia, ragazzi. Che peni. Bella, sta Addirittura. roba. Adesso stiamo facendo ardite e come si chiama? E sabbia perché dobbiamo fare una camera di fusione nucleare, sai, Mabba. Oh mio Dio. Ma il bello è che non ci serve neanche per energia, ci serve tipo per fondere insieme elementi. Adesso Fico, sembra Fico, voglio assistere a questa cosa. io sloggo così questa farma raccoglie in eterno cose, insomma, e vado a lavorare. E stasera vediamo quanti ne ha raccolti. Quindi non mi venite a chiedere di andare a letto perché logicamente non ci andrò. Ciao Mabba! Adios Ciao. a todos, tubo. E dai cazzo, ho finalmente registrato. Cos'è sto casino, sto vento mostruoso che mi entra nel Io. cuffie? Ecco, allora, Aspetta, aspetta, mi sistema. bravissima. Allora, dunque, adesso vi spiego un po' cosa è successo. Non vi dico la hola hola perché tanto questa qua è la continuazione di un episodio bla bla bla. Allora, questa cazzo di farm ha dato i suoi frutti. Qui ci sono infinite stack di questa cazzo di Soul Sand e un 35 di questa cazzo di ardite. Allora, abbiamo preso l'ardite, l'abbiamo squagliata a casa di Okrama e ne abbiamo fatto liquidame che abbiamo poi buttato all'interno di un cazzo di tank. Dopodiché, io convintissimo, ho preso una secchiellazza da questo cazzo di tank e ho fatto shift destro su questo chemical decomposer. Ovviamente la tanica di ardite liquide si è squagliata esattamente sul posto, ha invaso la mia isola, mi ha bruciato vivo e ha anche tolto qualche blocco sorgente d'acqua. Ovviamente le bestemmie sono state copiose, però grazie al fatto che il signor Okrama era dotato di secchiello, siamo riusciti a confinare il danno a solamente due Madonne e quattro Gesù Cristi. Comunque sia, adesso ci stanno tra l'altro facendo compagnia due grandissimi amici della nostra compagine di Geek Battery, ovvero la signorina Elisabetta. Buongiorno Elisabetta. Ciao Max! E il signor Zetaliner, che è un mio iscritto, però ormai è talmente da tanto tempo qua che ormai lo sposto in giro alla cazzo e lui tra l'altro neanche si dispiace di ciò. Mi gira la testa, mi gira la testa! Ecco, allora cosa succede praticamente? Abbiamo fatto l'ardite e abbiamo praticamente preso tutto il tungsteno di cui effettivamente necessitavamo, riempiendo ste cazzo lì del chest. Dopodiché abbiamo preso praticamente la Soul Sand e abbiamo cominciato a squagliarla. Abbiamo visto che sto cazzo di berillio viene fuori in quantità veramente infinitesimali. Abbiamo trovato l'einsteinio, d'accordo, che adesso qua ripassiamo a mettere qua perché è pesantemente instabile e non capisco perché cazzo io lo debba. Ah, perché hanno due diversi tipi di decadimento, giustamente. Il silicio, Quando che appunto. decade si fa male, no? Quando decade si fa malissimo perché non aveva le ginocchiere. E questo cazzo di berillio che è stabile.
Quindi adesso noi dovremo passare veramente tanto tempo della nostra vita a bruciare ferro e altri cazzi per praticamente fare queste cazzo di tungsten plating. Tra l'altro, abbiamo avuto un inconveniente con il cazzo di proiettore che avete visto fino a 30 secondi fa, o non so quanto cazzo era perché io sto registrando a muzzo e a distanza di giorni e verrà praticamente un video lungo un'ora. Quindi non ho ben idea di come cazzo funziona mentre il signor Okerama si diverte a sbranciare un cazzo di cartello con la chiave in inglese, ma va bene. Comunque, praticamente abbiamo scoperto che non so perché, se io metto qua il cazzo di proiettore e qua comincio a fare la stanza, Vimbor a casa sua lagga. Non so per quale cazzo di motivo, però praticamente succede così. E Jolly non ha ancora fissato questo problema. Quindi noi adesso ci dedicheremo alla raccolta di tutti quanti i materiali possibili e immaginabili, fino ad arrivare alla teorica possibilità di costruire questa cazzo di camera di fusione nucleare. E una volta che l'avremo fatta, spero che avremo delle novità sufficienti per poterla costruire e magari andare avanti in questa cazzo di modo dopo questo episodio lunghissimo. Considerato che null'altro è rimasto da dire, da Max dei Barro Stronzo, da Leone Elisabetta, saluta Elisabetta, Ciao! dal signor Zetaliner Ciao! e dal signor Okrama, Ciao! adios a todos. Yeah! Yeah! Yeah!